Ciao, benvenuti in questo nuovo video e con le nuove magliette che avrete già visto sul canale che saranno acquistabili da metà gennaio e febbraio per chi volesse supportare il canale, chi non vuole è liberissimo di non farlo, i video continueranno ad essere gratuiti. Oggi parliamo del perché io personalmente non uso il microinfusore, più volte mi è stato chiesto nei commenti, quindi dico perché non farci un video a riguardo. Io personalmente uso le penne, la Humalog e la Tresiba, Humalog ovviamente come rapida, Tresiba invece come basale, una è prodotta dalla, non mi ricordo, l'altra è prodotta dalla Novo Nordisk. Prima di cominciare però ti devo ricordare che sul video puoi trovare una serie di video riguardanti i temi di gestione delle glicemie, del diabete, nuovi sensori, video come questo, eccetera eccetera. Inoltre, se non mi conosci, io sono Emanuele, sono studente di medicina al terzo anno e sono diabetico da più di 15 anni. Cominciamo. Perché non uso il microinfusore? Allora, facendo un passo indietro, ovvero quando ho ricevuto la diagnosi io, che era il 2006 o 2005, adesso non ricordo ora, giù di lì comunque, no, 2006 era, giorno di Pasqua del 2006, adesso non mi ricordo, c'è un video su quando mi è stata fatta la diagnosi di diabete, per cui potreste guardare quello se volete più info, e in quel momento lì mi è stato detto ci sono le penne e così via. Poco dopo, circa un annetto dopo, mi è stato detto se vuoi puoi usare il microinfusore. Ora, voi dovete capire che a me è stato diagnosticato il diabete che avevo 5 anni e mezzo, per cui quando l'infermiera doveva dirmi guarda che l'ora dell'insulina, cioè io scappavo in mezzo al reparto correndo così tipo Forrest Gump e uso in Bolt, capito, che ciao levati proprio, no, non esiste che io faccia altre robe, cioè avevo 5 anni e mezzo, per cui è impossibile che tu mi convinca a fare delle iniezioni, ok? Quindi nella mia testa significava di nuovo quel trauma lì all'inizio, per cui io ho sempre rifiutato spudoratamente qualsiasi tipo di aggeggio, per me era un aggeggio all'epoca, o cose che si dovevano attaccare al corpo, e ho sempre utilizzato le penne, a volte un pochino meglio, a volte un pochino peggio, imparando a gestire meglio l'insulina e così via, anche perché all'epoca nessuno mi è venuto a me insegnare la conta dei carboidrati, come farlo, il rapporto insulina-carboidrati. Semplicemente mi dicevano occhio che prima di mangiare di fare l'insulina, arrangiarsi sostanzialmente, cioè non mi hanno detto questo, ma più o meno siamo lì, cioè quando la glicemia va alta fai la puntura, quando va bassa mangia, più o meno mi hanno detto questo in ospedale le prime volte, per cui dopo un po', con un po' di tempo, con un po' di esperienza, specie grazie all'utilizzo grazie all'aiuto, siamo riusciti a bilanciare glicemie, pasti, capire quanto andava fatto e così via. I casini successivi sono arrivati quando sono passato durante la fase adolescenziale, per cui era finita quella che si chiama luna di miele in gergo, ovvero è finito il periodo in cui si passa dal avere una ridotta produzione di insulina a una assente produzione di insulina, per cui devi aumentare le dosi, per cui non capivo se perché la glicemia andasse alta, diciamo boh, la glicemia si alza a caso, non capisco, ed ecco. E nel frattempo iniziavano a propormi i primi microinfusori. Io in quel momento lì facevo ciclismo, ne ho già parlato ampiamente sul canale, tra l'altro ci sono i video di quando ho vinto il campionato italiano e di quando l'ho perso legato al diabete, trovate tutto in alto a destra, e in particolare mi dicevano metti il microinfusore, quelli che hanno il microinfusore hanno una migliore gestione delle glicemie, qua su giù, e dico sì, ma io, cioè, poi se sono in gara, casco, c'ho sto coso addosso, anche no, capito? Ecco, oppure riprenderci dentro sto cannula e così via, per cui io non l'ho mai voluto mettere, non mi è mai piaciuto l'idea di avere qualcosa da tenermi appiccicato, e quindi l'ho sempre rifiutato l'eventuale ipotesi, anche perché in realtà il microinfusore non ha nessun vantaggio in più rispetto alle penne, se non a volte quello di poter modificare la basale, ma quello vabbè, cioè nel senso in realtà l'unica differenza là è un po' di durante la notte, ma se uno si conosce abbastanza e si sa gestire. Ciao ragazzi, mi vedete adesso così perché ho avuto un problema con la registrazione, per cui si è cancellata, per cui vi faccio un succo del discorso. Sento che sin dall'inizio ho dovuto imparare a gestirmi capendo, senza che nessuno mi avesse insegnato la conta dei carboidrati, perché la prima volta che l'ho sentita avevo 16 anni, ma la diagnosi è stata fatta a 5 anni e mezzo, per cui ho dovuto fare almeno 10-11 anni senza utilizzarla. Ho imparato anche ad adeguarmi a una serie di problematiche, come ad esempio, oltre alla conta dei carboidrati, quindi sapere quanto fare per ogni pasto, ho imparato ad abituarmi a capire come gestire la basale, ho imparato a capire come alimentarmi durante lo sport, come gestire l'insulina durante lo sport, come gestire i picchi e una serie di cose. Motivo per cui in realtà
a me questa cosa viene meno, cioè non ho più questa grossa necessità del microinfusore. Ciò nonostante non significa che lo escluderei a priori, però, come detto, si tratta del fatto che io ho fatto 10 anni senza, per cui sono stato abituato senza, e ho imparato a fare tutti questi calcoli senza il microinfusore, motivo per cui io più volte sul canale ho detto che la conta dei carboidrati non è fondamentale in quanto conta di carboidrati, ma è utile, specie per le persone che sono alle prime armi, hanno avuto una recente diagnosi di diabete o magari sono diabetici da poco tempo, 1 o 2 anni, e sarebbe per dare un indirizzo su come gestire il diabete, molto di più di quello che è stato detto a me, che a me l'unica cosa che sono state dette è stato togli tutti i dolci, tutti gli zuccheri e mangia verdura, sostanzialmente, strucca strucca. Per cui ecco, questo è un po' il senso del discorso. E per le insuline impara un po' a gestirti, ok? Per cui le basali man mano negli anni sono state aumentate, anche poi concordando con i medici durante le visite. Non è ovviamente che facevo io le cose a random perché mi andava, non solo, anche le rapide, e fino ad arrivare quando ho smesso di fare attività agonistica, adesso che sono semplicemente uno studente universitario, per cui ci mi sono abituato a fare, tra virgolette, senza, e niente, questo è su quel discorso. Per concludere, vi volevo dire quindi che il motivo per cui non uso le penne io è strettamente personale, ed è perché uno non vorrei avere altre cose attaccate in giro, sempre pure riprendoci dentro, un po' io sono un po' sbadato su queste cose. Motivo numero due, perché in realtà qualora tu volessi fare davvero la conta dei carboidrati, puoi fare anche con la penna e l'effetto è uguale, perché l'insulina che metti dentro è identica, per cui non cambierebbe molto. Quindi questo è il succo del discorso. Ti ricordo di lasciare un mi piace, un commento e di iscriverti sul canale se il video ti è piaciuto, commentare con un video che vorresti altrimenti vedere, e ti ricordo ovviamente che sul canale puoi trovare altri video, come ad esempio video sulla gestione delle glicemie, della terapia, la mia diagnosi di diabete, come l'ho vissuta io e come è stata affrontata poi nel corso degli anni. Io ti ho detto quello che ti dovevo dire e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!